Buonasera, benvenuti a Fatti e Commenti. Ritorniamo con l'appuntamento che va a chiudere la giornata di mercoledì per raccontarvi quelle che sono le ultime notizie della giornata e poi approfondire gli argomenti più in voga nelle ultime ore. Tra gli argomenti più interessanti c'è senz'altro quello a livello nazionale dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, scomparso qualche settimana fa, ormai da tempo se ne parlava, alla fine è stato aperto. Noi parleremo di questo, ma di tante altre cose, in particolar modo di quello che succede nel Vaticano, con il vaticanista della stampa Giacomo Galeazzi. Giacomo è un marchigiano doc perché è originario di Chiesi, poi ovviamente la vita l'ha portato a girare tutta l'Italia e il mondo con diversi pontefici e lo abbiamo qui con noi, quindi lo ringrazio per essere presente in trasmissione. Buonasera Giacomo. Grazie Luca, buonasera a voi. Noi ovviamente ci conosciamo da tempo e da colleghi giornalisti ci diamo del tu. È stato aperto questo testamento, tu qualche giorno fa hai scritto proprio sul tuo giornale La Stampa di Torino il rapporto tra Berlusconi e la Chiesa. Che rapporto era? Ma è un rapporto complesso, nel senso che io partecipando alle riunioni nelle ore successive la scomparsa di Berlusconi avvertivi proprio come i quotidiani, i giornali adesso la necessità di raccontare un cambio d'epoca, non è soltanto la scomparsa di un protagonista della nostra vita economica e politica, ma anche in qualche maniera un paradigma dell'ultimo quarto di secolo. Se pensiamo a quello che era l'Italia al momento della discesa in campo e quella che in qualche maniera Berlusconi lascia in eredità come lascito non soltanto economico ai suoi discendenti, ma anche a chi ne raccoglie l'eredità politica. Quindi anche la Chiesa ne tiene conto. Sostanzialmente lui è stato il prosecutore di alcuni asset della Chiesa, come il rapporto con Comunione e Liberazione, i famosi voti del cielo, come venivano definiti, cioè il consenso accordato. Accordato dal cardinale Ruini, allora presidente della CE, che lo ha anche rivendicato nei giorni scorsi in maniera molto limpida, molto onesta. Ha detto Berlusconi è colui che ha impedito che l'Italia andasse in mano agli ex comunisti, lo proprio detto esplicitamente. Quindi a rimarcare quell'asse e anche quell'investimento che la Chiesa italiana ha fatto sul dialogo con Berlusconi, poi con tanti altri bassi, ricordiamo il caso Boffo, ricordiamo la vicenda di scandali personali legati a Berlusconi che hanno sicuramente imbarazzato anche i suoi referenti cattolici, penso ad esempio ad arcivescovo Rino Pistella, che è l'attuale organizzatore del Giubileo del 2025, ma è sempre stato un buon amico di Berlusconi nei rapporti tra le sponde del Tevere e soprattutto, consentimi, il ruolo che ha avuto Gianni Letta, un mediatore straordinario tra Santa Sede e governo italiano per tutto il periodo di Berlusconi. Questo è il bello della diretta, questo è il bello della diretta, che sta arrivando una chiamata. Giacomo, non fa niente, rispondi pure alla tua chiamata perché abbiamo già capito il concetto, insomma, difensore di certi valori cattolici. Però dopo c'era anche la sfera privata che ha fatto discutere e tu ne hai parlato nel tuo articolo. Allora, ci sono tante notizie, purtroppo notizie anche di cronaca che hanno riguardato la nostra regione e che andiamo a leggere nello spazio dedicato alla rassegna stampa, partendo proprio da UTV RS con la notizia del giorno. Resti di corpo ritrovato a Roma, si sta discutendo per vedere se appartengono o meno a Andrea, questa ragazza che era scomparsa da tempo nella zona di Castelplanio, però non c'è ancora alcun elemento per dire che sia proprio lei. Stanno facendo gli accertamenti del caso, probabilmente ricorreranno proprio all'esame dei denti, come sempre avviene, per capire se si tratta della 28enne romena Andrea Marcela
Rabciuc, che era scomparsa più di un anno fa, era il 12 marzo del 2022, e lo precisa poi che la procura di Ancona, che ancora attendono notizie da Roma, perché questi resti sono stati trovati nella capitale, cioè da vedere se appartengano o meno alla ragazza di cui si sono perse proprio le tracce. Però ci sono stati anche degli incidenti purtroppo mortali che hanno riguardato le Marche, e ne abbiamo parlato anche nell'edizione che ci ha anticipato di All News. Incastrato nel braccio meccanico del trattore, Luca Giulioni è morto oggi all'età di 54 anni, stava facendo dei lavori, come sempre capita in questo periodo, stava cercando di liberare il verde nella sua casa, questa volta a Castiglioni di Arcevia, ma è rimasto incastrato tra un braccio meccanico di questo trattore, che aveva quindi questo braccio, e lo stesso mezzo agricolo. Non c'è stato nulla da fare per l'uomo, è intervenuta anche l'eliambulanza, ma è espirato poco dopo. Messaggi di cordoglio un po' da tutta la città di Arcevia, dove era anche consigliere comunale di maggioranza, aveva intrapreso questo ruolo sia con l'ex sindaco Bonprezzi e poi con l'attuale primo cittadino Dario Perticaroli, che ha espresso tutto il proprio dispiacere per questa tragedia. Per quanto riguarda le altre notizie della giornata, possiamo dire che quella clou è senz'altro l'omicidio di Melania Rea, perché poco fa, a chi l'ha visto, è intervenuto proprio colui che è stato accusato, è stato condannato per il suo omicidio, Salvatore Parolisi, il marito, che è stato condannato a, ce lo ricorda proprio il Corriere Adriatico, è stato condannato a 20 anni di carcere, però si sta comportando bene, in carcere è un detenuto modello e quindi sta ottenendo in quest'ultimo periodo dei permessi giornalieri, e in occasione di questi permessi ha rilasciato questa intervista. Come sapete, l'omicidio è avvenuto a Colle San Marco, nella zona di Ascoli Piceno. Inizialmente lui aveva detto "me l'hanno pigliata", aveva usato questo termine, poi gli investigatori non gli avevano creduto, al caporal maggiore dell'esercito, che nel frattempo aveva una relazione con una soldatessa, voleva insomma avere un'altra vita con questa ragazza, non sapeva uscire da questa situazione, essendo sposato con la figlia Vittoria, e alla fine è stato condannato proprio per aver ucciso la moglie, che il corpo è stato ritrovato con circa 35 coltellate. Se ricordo bene, è stato un delitto piuttosto efferato, ha perso anche la patria potestà della figlia Vittoria, che adesso si chiama proprio con il cognome della madre, Vittoria Rea. E è stato un caso che abbiamo seguito anche noi di TVRS allora nel 2011, ha fatto molto discutere, e questa notizia viene riportata praticamente in tutti i principali siti di informazione, ma domani la ritroveremo anche nelle principali testate giornalistiche nazionali, dal Corriere della Sera alla Stampa, dello stesso Giacomo Galeazzi, hanno ripreso purtroppo questo fatto di cronaca. È anche una giornata di lutti, purtroppo, come sempre capita, sono scomparse due persone portate via da un brutto male. Il primo è a San Severino Marche, è scomparso l'imprenditore Roberto Soverchia, che è insieme ai fratelli titolare proprio dell'azienda Soverchia Marmi, un'azienda molto riconosciuta nella città di San Severino Marche. E poi è scomparso il giovane Omar Ugo Mercuri, un giovane civitanovese, ne hanno parlato un po' tutte le testate. Purtroppo questo giovane non è riuscito a sconfiggere un male, nonostante la sua giovane età, lascia i genitori, la sorella Mara, insomma lascia il quartiere di Fontespina di Civitanova Marche in modo attonito, perché davvero, quando muore un giovane così portato via per un brutto male, l'intera comunità si stringe attorno alla famiglia, ma l'intera comunità esprime il proprio cordoglio, il proprio dispiacere per una perdita così grave. Se ci siamo con il collegamento con Giacomo, ecco, se riusciamo a ripristinare, eccolo qua.
Allora Giacomo, purtroppo come hai sentito è una giornata il mercoledì un po' con diverse notizie di cronaca. Noi parlavamo più di una cronaca che riguarda la politica, il Vaticano e altro. Dicevamo di Berlusconi, dell'apertura del testamento, tu hai scritto questo articolo e dicevamo di un premier che ha conosciuto tre pontefici, gli ultimi tre pontefici, da Karol Wojtyla, tu hai scritto un bellissimo libro proprio su Karol Wojtyla, fino a Papa Ratzinger e ovviamente a Papa Francesco. Allora, adesso cambiando argomento ma restando sempre in ambito ecclesiastico, come sta Papa Francesco? Perché insomma dopo l'intervento al Gemelli non è molto facile sia la situazione diciamo fisica del pontefice ma anche quella morale, perché abbiamo visto che lo scontro con padre Georg continua, è stato mandato a Friburgo ma lui sembra che si sia fermato prima, non sia arrivato direttamente a Friburgo a diciamo trascorrere questa sorta di esilio dorato, ma si sia fermato un pochino prima. Sì, poi Luca, 86 anni, durante il Pontefice è morto una sorta, vediamo, tra un'iniziativa di pace con l'Ucraina e la Russia, straordinaria, senza la fatica di solo che lo può dare durante la giornata mondiale. Buona, soprattutto che la GMG precedente la quale il suo predecessore, quindi ovvio che le fatiche sono tante e si fanno sentire. Consentimi però di intervenire su quello che tu raccontavi poco fa. Io li accomunerei sotto due voci: innanzitutto la piaga totalmente ignorata, invisibile, delle morti bianche, le morti sul lavoro. L'Italia è record in Europa per gli incidenti mortali e purtroppo sembra che dopo la pandemia la prima voce sulla quale si sia risparmiato sul lavoro sia proprio la sicurezza dei lavoratori, e quindi si moltiplicano, sono aumentate in questo semestre, nei primi sei mesi dell'anno, le morti sul lavoro, ne dati un esempio poco fa, e l'altro sono i femminicidi, l'emergenza sociale, cioè il fatto che sia il caso di Andrea sia ovviamente il caso di Melania richiamano ancora la necessità di ripensare il rapporto uomo-donna. Cioè c'è un problema, una missione necessaria, educativa che va svolta sulle nuove generazioni per impedire poi che a valle si registri quello che a monte non si è prevenuto. E proprio il caso di Melania Rea dimostra anche una sostanziale scollatura tra la maturità di donne che spesso assumono le loro responsabilità e uomini Peter Pan, nazisti, che pur di fuggirle arrivano al punto di commettere crimini. E anche in questo devo dire che la parola di Papa Francesco è stata profetica, perché in Fratelli Tutti, la sua enciclica, lui ha richiamato proprio l'emergenza, la crisi educativa, come l'ha chiamata, cioè la necessità di formare i giovani ad un rapporto autenticamente paritario uomo-donna e soprattutto a colmare quelle disparità che nella società ancora esistono tra uomini e donne, gender gap delle tradizioni, o il fatto che ad esempio soprattutto al sud una donna dopo la gravidanza difficilmente riesce a ritornare al lavoro e a ritornare anche in locazione del mondo. Quindi credo che la missione educativa che il Papa si attribuisce e che attribuisce a noi adulti sia principalmente rivolta alle nuove generazioni. Parliamo sempre di crisi dei giovani, abbiamo visto il caso terribile a Roma di Casal Palocco, dove un youtuber ha ucciso un bambino per una sfida, un challenge su TikTok. Ecco, credo che quando parliamo di giovani che non hanno punti di riferimento, dobbiamo pensare anche a che tipo di testimonianza diamo noi, e pensare che San Francesco d'Assisi, quando parlava ai suoi frati, diceva: predicate, 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 se serve anche con la parola, come a dire che la principale testimonianza è l'esempio personale, cioè il modo in cui noi trasmettiamo dei valori credendoci, testimoniandoli e soprattutto essendo educatori credibili. E questo forse preverrà anche la possibilità di incorrere in queste minicidi che oggi sono a terra. Guarda Giacomo, purtroppo non si sente benissimissimo, come l'audio non è perfetto, ma ovviamente sei in giro perché sei impegnato a Torino. Io credo che avremo la possibilità, penso che verrai nelle Marche, tornerai nelle Marche per le vacanze, e quindi avremo la possibilità di averti qui a fianco a me, quindi sarà più facile approfondire questi temi, perché è veramente molto interessante quello che ci stai dicendo. Io intanto colgo l'occasione, perché mi si sente bene per quanto ci riguarda, di presentare, mandiamo proprio
sovraimpressione, quello che è il Festival del giornalismo d'inchiesta, che è un po' una creatura del tuo maestro, così come il mio e di tanti di noi giornalisti marchigiani, Gianni Rossetti, e un festival che è giunto alla 12ª edizione, che a partire dal 31 agosto fino al 23 settembre, in particolar modo da Osimo, Castelfidardo, Filottrano, Ancona e San Marcello, porterà nella nostra regione i protagonisti del giornalismo nazionale, da Emma D'Aquino a Francesca Fialdini, a Don Marco Pozza, a Nicola Gratteri e ovviamente Gianluigi Nuzzi. Sarà un appuntamento da non perdere a Filottrano il 9 settembre. Mario Giordano, che torna proprio ad Ancona, l'anno scorso c'erano stati dei problemi, ritorna con l'appuntamento presso l'Auditorium della Confartigianato il 16 settembre, poi il 23 settembre a San Marcello la chiusura con colui che adesso è il generale dell'emergenza per eccellenza, perché poi il generale Figliolo, ricordiamo che è stato nominato il responsabile dell'emergenza in Emilia-Romagna, ha colpito anche la nostra regione, in Marche, anche la Toscana, dovrà affrontare una bella gatta da pelare, perché sono tanti i danni che sono stati creati nella vicina regione dell'Emilia-Romagna. Sarà intervistato da Beppe Servenghini, altra grande firma del Corriere della Sera. Quindi ringraziamo Giacomo Galeazzi, avremo modo di sentire la mia voce. È un onore dirigere questo festival, perché gli amici che verranno, che hanno accolto con entusiasmo il mio invito, verranno intervistati da bravi giornalisti come te, che porteranno al pubblico marchigiano il meglio del giornalismo italiano. Grazie Giacomo, ci scusiamo perché l'audio, però anche usando i vari mezzi, le nuovissime tecnologie, a volte può succedere. Ti avremo qui in presenza, ne sono sicuro. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Allora, proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Dicevo prima delle varie notizie di cronaca, andiamo a Pesaro, perché proprio questa mattina, siamo con Vivere Pesaro, è stata investita un'anziana mentre attraversava la strada. Altro incidente, in questo caso però non è per motivi di sicurezza sul lavoro. Nelle prime ore di questa mattina la donna è stata investita, la tragedia è avvenuta intorno alle 7.30 sulla strada provinciale ad Osteria Nuova di Montelabate. La donna, una novantenne del posto, stava attraversando quando è stata investita da una Ford che procedeva in direzione Pesaro. Un urto violentissimo che non ha lasciato scampo all'anziana, travolta e sbalzata ad oltre 60 metri di distanza dal punto dell'impatto. Ecco, purtroppo capitano anche queste cose, massima attenzione bisogna prestarla nel momento in cui si guida la propria autovettura lungo le nostre strade. Andando ancora con le altre notizie, ci spostiamo su Centropagina. Centropagina propone in apertura proprio la macro regione adriatico-ionica, proposta di legge di Fratelli d'Italia, quindi nel Consiglio regionale, per ridisegnare il ruolo di Ancona. Lo aveva detto il capogruppo di Fratelli d'Italia, il consigliere regionale Carlo Ciccioli, nel momento in cui aveva vinto le elezioni comunali di Ancona, Daniele Silvetti. Ancona adesso deve riavere un ruolo più centrale, a partire proprio dalla macro regione adriatico-ionica, che è una bella iniziativa che era stata lanciata sotto l'amministrazione regionale di Gianmario Spacca, che aveva perso un pochino di smalto negli ultimi anni. Adesso l'obiettivo proprio è quella di riportarla in auge e riportare in auge anche il ruolo di Ancona all'interno di questa preziosa e fondamentale iniziativa di valorizzazione delle varie sponde dell'Adriatico e dello Ionio. Invece, per quanto riguarda Ascoli, sempre Centropagina ci parla di un nuovo look per la fortezza Pia, sopralluogo di sindaco e sovrintendenza, per riqualificare uno dei luoghi decisamente più simbolici della città delle 100 torri. E quindi c'è il progetto proprio di ridar vita a quest'opera così importante, che rappresenta anche un'attrattiva e un simbolo per tutti i cittadini di Ascoli Piceno. Spostandoci su cronache Ancona, invece ci parla di un calciatore che in questi giorni è fermo qui nella riviera di Porto Recanati, Loreto. Lui è originario di Loreto, l'abbiamo apprezzato
quest'inverno con il suo Marocco, è arrivato a perdere la semifinale contro la Francia, ha perso purtroppo anche la finalina del terzo posto contro la Croazia. Comunque è stata una bellissima cavalcata quella del Marocco, e tra le file del Marocco l'abbiamo raccontato anche le edizioni sportive con il nostro Andrea Verdolini, con ovviamente il nostro Andrea Busiello, di questo giovane cresciuto a Loreto, Walid Khedira, che poi è entrato in nazionale, ha giocato bene, adesso milita con il Bari, però è da vedere, poi magari vi aggiorneremo con il calciomercato se cambierà qualcosa nei prossimi giorni, perché il suo procuratore è molto attivo. In questi giorni il giovane Khedira è fermo a Porto Recanati e si sta godendo un po' di relax prima di ripartire subito dopo le vacanze estive, ed era fermo a Porto Recanati. Quindi i calciatori, anche quelli più famosi, sono qui, vengono qui nella riviera del Conero per godersi un po' di meritato riposo. Però fra poco vi parleremo invece di quello che succede in un comune della nostra regione, un comune conosciuto come quello di Filottrano, dove per l'appunto il Festival del Giornalismo si fermerà il 9 settembre con l'appuntamento, forse l'appuntamento più interessante, la presenza del procuratore Nicola Gratteri, intervistato da Gianluigi Nuzzi, altro volto noto di Rete 4. Quindi avremo modo di approfondire la lotta all'Ndrangheta e sarà una serata da non perdere, che si terrà proprio a Filottrano, e avremo ospite il sindaco di Filottrano, Loretta Giulioni, con cui affronteremo nella seconda parte di Fatti e Commenti i problemi che riguardano un po' tutti i comuni marchigiani, le iniziative estive, insomma parleremo un po' di politica, di cultura, di attualità, e poi ovviamente vi daremo conto delle ultime notizie di cronaca e non solo, con la nostra consueta rassegna stampa. Quindi restate con noi, perché fra pochi minuti ritorneremo sempre con Fatti e Commenti.